raga, io sono Blaine, bentornati. Siamo qui quest'oggi su GTA 5, la lezione Franklin, stai calmo, con un video abbastanza perché sì, vi siete mai chiesti come potrebbe essere GTA 5 sulla PlayStation 1? Per grazia divina non funziona questo abominio. Ma ragazzi, nel caso fosse possibile, come potrebbe mai essere? Noi ragazzi quest'oggi lo vedremo, ma innanzitutto buon uomo, tiri fuori la mia autopompa che si è incastrata. Per favore raga, fatevi gli occhi un attimo con questo GTA, perché dopo sarà veramente un qualcosa di catorcioso. Nuovo termine, Zanichelli, aggiornati. Prima di cominciare questo video, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su per il rally con l'autopompa innanzitutto, ma soprattutto ragazzi seguiteci su Instagram, che trovate il link sotto in descrizione o nei commenti. Vi dico subito che la visuale, ragazzi, riporta tantissimo a GTA San Andreas o GTA 3, un incrocio, e adesso potrei sembrarvi logorroico, però voglio abituarvi bene gli occhi a un GTA 5, perché dopo sarà veramente tutta un'altra roba. Buon uomo, si lavi un attimo, che porca vacca, sempre qua fuori, non ho mai visto farsi una doccia. Ebbene, i metodi per avere questa visuale ultra orribile e estremamente scrausa sono: o infiliamo GTA 5 dentro una PlayStation 1, sperando che funzioni, anche se ho decisamente i miei dubbi, o abbassiamo la grafica a un livello marciapiede, oppure scarichiamo una sorta di mod nel setting che ci permette di avere una grafica orribile. Per favore, frena. Ok, vi lascio la mod in descrizione, ragazzi, così nel caso abbiate un PC estremamente lento potete girarci GTA 5. Non so quanto potrebbe essere piacevole giocare con GTA con una grafica del genere, però piuttosto che niente va sempre bene. Buongiorno, buon uomo, salve. Si lasci pulire la macchina, che è decisamente sporca. Leda, non venga fuori mentre c'è l'autolavaggio, lo sconsigliano sempre. Volevo provare qualche esplosione per vedere come sarà prima e dopo. Fatemi prendere almeno quota. Comunque va bene, grazie, molto gentili. La mia autopompa com'è messa? No dai, non puoi scoppiare, sei stata mia compagna d'avventure fino adesso. Ma siamo pronti, i momenti sono maturi, anzi direi marci a sto punto. Avere una base a tema? Grazie mille. Quindi perché deliziarci con questi favolosi paesaggi in alta definizione e una visuale sul campo così soave? Porca puttana, voglio tutti i poeti a 90. Perché questa è la grafica che piace a noi. Non si riesce a distinguere manco che capigliatura abbia Franklin. E ora capite perché ho detto grazie a Dio non funziona. Raga, è veramente una roba assurda. Tra l'altro in alcune cose non carica il terreno, non so cosa diavolo faccia, non si vede niente. Come in questo momento. Mi scusi, buona donna, non ho visto bene, mi si è spostata la strada, non so cosa sia successo. Sì, ok, capisco i banchi di nebbia, ma banchi di nebbia nel senso è un modo di dire, non è che dovete metterci per forza una lastra che non si vede niente. Buongiorno signor poliziotto, salve, mi dà male e non vedo un cazzo, ma caricatemi la strada almeno. Ma dai che non mi si carica manco la mappa. No, cosa cazzo fa questo? Buon uomo o donna, non so cosa sia, non è stata colpa mia, è stata colpa del camion a bassa definizione. Vai così con la derapata in bassa definizione. Raga, stavo pensando, questo qua più che GTA 3 mi ricorda GTA Vice City, perché già GTA 3 aveva una grafica che mi sembra leggermente peggiore. Come cazzo guida quello? Perché va a sbattere contro il palazzo? Capisco che è a bassa definizione, però si vede lo stesso. Raga, succedono cose strane, si è bloccato tutto. Perché ho Michael? Avevo Franklin io. Ma che cazzo sta succedendo? Adesso si blocca tutto così a caso. Grove Street, il tuo re è tornato, anche se non è più di colore, ma va bene lo stesso. Dai, qua è pieno di gang, tirate fuori le vostre armi. Oh, questo è il Grove Street che riconosco io, pieno di malavita. Là cose si fa, ma bando alle stronzate, andiamo a riprendere ciò che è nostro, ovvero Grove Street. Hai un nuovo re, ripeto, non sono Carl Johnson, ma va bene lo stesso. Questi sono buoni o cattivi? Non lo so, però ragazzi, nel dubbio io gli sparo. Allora, c'è uno che mi spara, non so dove diavolo sia, è nascosto dietro sto cespuglio, non lo so, non lo vedo. Vabbè, abbiamo conquistato Grove Street con una semplicità assurda. Ecco, mi scusi buon uomo, però sta di retromarcia, non vado molto bene. Tra l'altro mi si devono essere scasinati i comandi sull'idra, perché vi giuro che si guida, prima si guidava già di merda, adesso si guida ancora peggio. Ci schianteremo per terra malissimo. Vai così, ok, mi sta venendo da vomitare. E cosa potrebbe mai succedere se un carro armato di 300 rari stuprasse un taxi? Probabilmente, non lo so, però c'è un tunnel senza tunnel. Ma gli è venuto il morbo di Parkinson alla testa. No, ma staccati. Ora che mi ricordo avevo un prof di chimica alle superiori che aveva il morbo tipo alla testa. Ma vogliamo soffermarci e farci gli occhi su questa vegetazione che sembra una foglia di insalata. E adesso raga, voglio che siate sinceri, quanto diavolo potrà mai fare GTA San Andreas impennare delinquentemente con un faggio a bassa definizione? Perché c'è sta roba? Non vedo niente, che se vado a sbattere con qualcuno mi sfascio la testa. Al 165 poi ce lo vedo sto coso, no, che vai a sbattere, porca puttana, che male. Ma vogliamo scherzare? Qua la delinquenza raggiunge livelli che spostatevi tutti. Ce la fai a beccare almeno i 240? Sì, 240, ci siamo sfasciati, ci è volato via il motorino, almeno possiamo vedere come sono le texture d'acqua. A bassa definizione non lo so, comunque temo che il mio faggio sia finito sotto l'acqua. Cazzotto a bassa definizione, buon uomo, devo ancora picchiare qualcuno. No, ce l'abbiamo ancora qua il nostro motorino, non è ancora affogato. GTA in queste situazioni doveva mettere tipo la barrettina delinquenza, e questa aumentava piano piano che si facevano ste robe. Mamma mia che trick.
Attenzione. Ma dai raga, ma cosa? Ma vogliamo scherzare? Ma chi le fa ste cose se non un faggio a bassa definizione? E comunque con il faggio delinquente, ragazzi, penso di avervi mostrato come potrebbe essere GTA 5 sulla PlayStation 1. Salve, non si riescono a riconoscere manco le facce delle persone, ragazzi, è troppo strano. Vi invito a lasciare un bel like e un commentino, ragazzi. Ditemi anche voi se non vi ha riportato un po' a GTA San Andreas sta roba. Però siamo seri, raga, il mood è quello, diciamo. L'attenzione, minchia che botta in faccia. Vi ricordo di iscrivervi al canale se volete, trovare tutti i social sotto in descrizione nei commenti, come al solito. E che dire, qui da Frin, GTA 5 con la visuale più storta mai vista. Sembra seriamente, raga, un gozzo di insalata quello. È tutto, bella riga. Twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me. Cop cars been on our ass the last pass.